E buon pomeriggio, anzi buonasera, perché ormai si è fatta notte, come si dice in questi casi, ma è bellissimo essere qui in Piazza del Popolo a Latina per la quarta tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio. Inno nazionale e poi vi raccontiamo cosa sta per succedere. E dopo l'inno nazionale che avete sentito qui in Piazza del Popolo può cominciare la finale della quarta tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022, finale femminile che vedrà confrontarsi le due coppie migliori di questo torneo. Marocco Mancini nel lato sinistro dell'inquadratura, Marocco con il cappellino rosso, Mancini con la coda, dall'altra parte della rete Eleonora Annibalini e Arianna Barboni, sono loro le quattro migliori giocatrici di questa finale. L'arbitro dell'incontro è Giovanni Andreotti, ma vogliamo anche citare e ringraziare gli altri tre arbitri di questa due giorni di grande spettacolo qui a Latina: Andrea Rizzo, Luigi Magliozzi, Claudio Moretti, mentre il supervisor tecnico e arbitrale è Amedeo San Marco. Si gioca in un contesto, come potete vedere anche dalla nostra inquadratura, del tutto nuovo per il beach volley laziale, perché siamo in centro città, esattamente in centro, quindi niente spiaggia, ma come abbiamo ormai imparato in questi anni, in questi 19 anni dell'ICS Beach Volley Tour Lazio, non esistono superfici sulle quali non si possa giocare a beach volley, e quindi anche questo torneo lo dimostra. E comincia la finale femminile, poi vi racconteremo anche un po' il percorso di queste due coppie che si stanno sfidando. Intanto Marocco arriva in bagarre in difesa, poi attacca lei il tuffo di Annibalini, che riesce a tenere vivo questo pallone, poi Annibalini attacca e trova l'incrocio delle linee, punto numero uno per la coppia formata da Eleonora Annibalini e Arianna Barboni, 1-0. Marocco alza in bagarre per Mancini. Grande colpo, come potete sentire anche dal sottofondo, il tifo è tutto per le padrone di casa, perché entrambe le ragazze, sia Mara che Alessia, sono di Latina, quindi giocano esattamente proprio come se non ci fossero dubbi in casa, mentre interessante anche la storia di Eleonora Annibalini, che è emiliana, e Arianna Barboni, che è originaria di qui vicino, Sperlonga, ma chiaramente non Latina. 2-1. Marocco, Mancini tenta il colpo forte e trova il 3-1, scusate, modifichiamo il punteggio, 3 punti per Marocco Mancini, 1 per Annibalini Barboni.
questo primo set della finale femminile dell'ICS Beach Volley Tour Lazio. Grande sinergia anche quest'anno, in questa 19esima edizione, tra FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio. Veramente un evento ormai diventato una certezza assoluta nel panorama del beach volley laziale, e non solo, perché come dimostrano le tappe anche di questa edizione, appunto 19esima edizione, ormai vengono a giocare nel Lazio i migliori e le migliori atlete di beach volley a livello nazionale. Veramente un torneo che ha raggiunto standard qualitativi elevatissimi. 4-2 intanto. Anni Balini trova il 4-3. Al cambio campo. Ancora Mancini, muro di Barboni, è una sua specialità, il muro di Arianna Barboni, 4-5. Fanno capolino Barboni e Annibalini, punto numero 5. Barboni alza in bagher per Annibalini, nocchino di Eleonora Annibalini, giocata di classe, 6-4. Va proprio lei al servizio, Annibalini. Vi ricordo che Annibalini e Barboni sono alla seconda finale in due partecipazioni. Attenzione, quasi ace, palla fuori, 5-6. Dicevo, seconda finale in due partecipazioni quest'anno all'ICS Beach Volley Tour Lazio. Hanno vinto la prima tappa a San Felice Circeo, battendo in finale Mancinelli e Bianchi. Mentre invece per Mara e Alessia, ormai una coppia collaudatissima dell'ICS, è la prima finale quest'anno. Ancora nocchino, stavolta di potenza di Annibalini, prova a salvarla, Marocco non riesce, dunque 7-5. Sette per chi attacca, 5 per chi riceve, c'è Arianna Barboni al servizio. Marocco in bagher, Mancini, difesa di Annibalini che poi va ad attaccare, palleggio non corretto, infrazione, dice l'arbitro Andreotti, e dunque 6-7. Finale molto equilibrata. Ricordo che siamo in diretta su Facebook per chi si fosse collegato solamente ora. Questa è la finale femminile. Finale femminile dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022, tappa numero 4, 4 di 5, perché prossima settimana si andrà alle grandi finali di Ostia, quindi quarta e penultima tappa, finale femminile tra Marocco Mancini alla sinistra dell'inquadratura e Annibalini Barboni alla destra dell'inquadratura. 6-8 in favore di Annibalini Barboni. Adesso Annibalini alza in bagher, Barboni contrasto a rete, ci arriva prima Mancini ma non è preciso il suo tocco, e dunque 9-6. Attenzione perché prendono un margine Annibalini e Barboni. Vi do anche qualche informazione relativa al torneo. Annibalini e Barboni hanno superato in semifinale 2-0 Rocci Glass, mentre Marocco Mancini si sono imposte 2-0 su Ditta Sestini, e sono proprio Ditta e Sestini ad essere arrivate terze, quindi hanno battuto nella finale terzo quarto posto Rocci Glass, 2-0 anche loro. Punto numero 10 intanto, attenzione, è più 4, il margine comincia a essere
interessante, vediamo se sapranno portarlo avanti. Attenzione perché Mancini e Marocco sono due lottatrici, non mollano mai, hanno dimostrato di saper spesso e volentieri rimontare le finali. 6-11 però, più 5 per Annibalini e Barboni. Eleonora al servizio. Marocco in ricezione, poi ancora Marocco, prova un cut ma viene difeso da Annibalini che attacca direttamente in bagger. Ancora Marocco, Barboni a tutto braccio, la potenza di Arianna Barboni, 12-6, scappano via Annibalini e Barboni, più 6. Annibalini ancora al servizio, servizio velenosissimo quello di Eleonora, la giocatrice di difesa, attenzione, infatti ace, più 7. Più 7, non si voltano più indietro Barboni e Annibalini, sono in vantaggio addirittura di 7 punti. Intanto vedete anche una bellissima cornice di pubblico qui a Latina, tanti curiosi in piazza. Siamo nel contesto dell'evento a braccia aperte, dove si sta, oltre che giocando a beach volley da due giorni, anche facendo tanta bella musica con le cover band di Ligabue, Vasco Rossi, ci sono incontri di pugilato. Ieri sera c'è stato il foot volley con due ex calciatori come Cesare e Tonetto, insomma uno spettacolo che non si limita solamente al beach, nel quale però il beach è assoluta protagonista, quindi a braccia aperte, veramente un successo qui in Piazza del Popolo. Barboni a muro, mette a terra il punto numero 15, adesso il vantaggio è quasi abissale, 15-6 per Annibalini e Barboni, 9 punti sono davvero tanti. Piccola pausa anche per noi nel time out chiamato da Marocco e Mancini. Beviamo un bicchiere d'acqua e torniamo più carichi di prima. Giovanni Andreotti richiama tutti in campo, si ritorna sul punteggio di 15-6 tra gli applausi del pubblico. Questa è la finale femminile della quarta tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022. FIPAV Lazio, istituto per il credito sportivo Regione Lazio, veramente una sinergia pazzesca, pazzesca. Siamo in diretta da 13 minuti e 10 secondi in questa finale femminile, 13 minuti di grande divertimento nei quali insomma si sono fatti preferire sicuramente Annibalini e Barboni sulla coppia di Latina, proprio le ragazze padrone di casa. Adesso Mancini dimostra che il time out è servito, ripartono molto bene, punto numero 7 per la coppia Marocco-Mancini. Ricordiamo anche i media partner di questo grande evento che è partito il 25 e 26 giugno addirittura, quindi insomma è più di un mese che, anzi un mese che siamo nei migliori lidi e sui migliori superfici, diciamo così, del Lazio, perché siamo passati dal lago di Bracciano nella tappa di Anguillara al mare pontino di San Felice Circeo al litorale romano di Maccarese, insomma, e oggi siamo in centro città, quindi davvero non finisce mai di stupire l'ICS Beach Tour Lazio. Dicevo appunto media partner di questo evento, Corriere dello Sport Stadio, Canale 10, Lazio TV e TMV Radio che ci accompagnano in questo bellissimo percorso. Attenzione qui il nastro, sporca il pallone, regala ad Arianna Barboni l'ace numero 3 della sua partita, punto numero 17-8 in questo primo set. Errore qui al servizio di Arianna e dunque punto numero 9 per Marocco e Mancini. Siamo nella bellissima Piazza del Popolo qui a Latina, in centro città, veramente un campo da beach nella piazza, un campo di sabbia che veramente ci ha regalato due giornate di grandi bellissime emozioni. Punto numero 18 intanto, si avvicina alla fine.
10-18. Punto numero 10. Lo segniamo anche qui nella nostra grafica. Attenzione Annibalini! Attacco out e quindi undicesimo punto per Marrocco e Mancini. Adesso c'è Mara al servizio. Fil di rete, servizio di Mara Mancini. Annibalini colpisce e affonda il punto numero 19. Pallone che bacia la sabbia e dunque meno 2 alla conquista del primo set. Barboni, Marrocco in bagger, Mancini alza però nel campo di Barboni che non perdona, questi sono i suoi colpi. Adesso hanno 10 set point, che sono un'enormità nel beach volley, Barboni e Annibalini. Vediamo la strategia anche di Marrocco Mancini, perché potrebbero anche pensare di risparmiare energie per il secondo set, anzi no, non ci pensano minimamente. Annullato il primo set point, 12-20. Marrocco al servizio. Palla che passa. Barboni alza non correttamente secondo l'arbitro e dunque annullato il secondo set point, 13-20. Alessia, Marrocco al servizio. Cappellino rosso ormai, solito abbigliamento. Barboni fa un buco sulla sabbia e mette a terra il punto numero 21. Vincono il primo set Arianna Barboni ed Eleonora Annibalini, sono loro per adesso che stanno dominando questa finale femminile. Piccolissima pausa anche per noi, oltre che per le giocatrici in campo, e poi ci tuffiamo nelle emozioni del secondo set della finale femminile della tappa di Latina dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022, a tra poco. Siamo ripartiti nel secondo set della finale femminile, 1-0, Marrocco Mancini, partite bene, ancora punito il palleggio di Arianna Barboni, è la terza volta, non piace all'arbitro Giovanni Andreotti, 2-0. Per Marrocco e Mancini, Annibalini ci mette il braccio, Alessia non riesce però a tenerla viva questa palla e dunque primo punto del secondo set, primo punto del secondo set per Eleonora Annibalini e Arianna Barboni. Comodo il bagger di Marrocco. Poi Barboni non la tiene, Mancini, 2-2, parità.
Bella difesa qui di Annibalini. Poi attacca lei. Non trova. Non trova il campo. Esultano Mancini e Marocco. Avanti 3-2 per Mara Mancini e Alessia Marocco. Avanti di uno. Barboni in bagher per Annibalini. Stavolta la trova la fettuccia. La cercava da un po' Eleonora. Chiaramente, insomma, questo fa parte un po' delle strategie del beach volley, delle partite, delle finali. In questo caso Marocco e Mancini hanno scelto scientemente, direi, di servire su Eleonora. Annibalini, che nonostante sia, insomma, molto forte in ricezione, però non ha la potenza in attacco di una giocatrice di muro. È altissima e abilissima come Arianna Barboni, lo vediamo adesso. E dunque alzando su Annibalini, poi è Annibalini che attacca solitamente. Punto numero 4 per Annibalini e Barboni. Grande applauso pubblico per Eleonora Annibalini e Arianna Barboni. E per le dottoresse Mara Mancini e Alessia Marocco. La palla passa e dunque un ace questo. 5-3. C'è anche un piacevolissimo vento qui adesso a Latina, dopo che per due giorni il caldo ci ha soffocato. Intanto altro ace, 6-3. Prendono margine anche stavolta Arianna ed Eleonora, più 3. Si erano scappate un po' prima nel primo set, ma vediamo se, insomma, sapranno mantenere l'aggancio, restare attaccate alla partita, al treno, non scollarsi. Mancini e Marocco, qui Alessia Marocco ci dà subito una grande risposta. Punto numero 4, non mollano e non avevamo dubbi, ragazzi e ragazze all'ascolto in visione, perché insomma chi conosce queste due giocatrici sa bene il temperamento, il carattere, insomma è una delle, sono delle qualità che non si perdono chiaramente, che quando arrivi in finale diventano un'arma in più. Scambio lungo qui, Annibalini, Barboni, vediamo che scelta fa, la stessa di prima. Arianna non ci pensa due volte, non è una da colpetti, è una che sfonda la sabbia. Punto numero 7 per la giocatrice che sarà a lungo anche in nazionale e che poi ha dovuto rinunciare, uscire un po' dai ranghi a causa di, insomma, di qualche infortunio di troppo, però la qualità di Arianna Barboni da Sperlonga non è in discussione. Intanto che giocata di Eleonora Annibalini, cercava l'angolo del campo, l'ha trovato, ha baciato la fettuccia al suo servizio. Punto numero 8, più 4. Fortissima al servizio e non solo Eleonora Annibalini. Mancini qui in bagher, ancora bagher per Mara, scusate, per Alessia. Il muro pazzesco di nuovo di Arianna Barboni, che quando invade e mette le mani dall'altra parte veramente non passa nemmeno una mosca. 9-4. Provano a scappare via Arianna ed Eleonora, e qui errore al servizio di Eleonora Annibalini ed è una notizia, visto che ne sbaglia veramente pochi. 5-9 al cambio campo. Mara Mancini al servizio. Barboni di seconda, non perdona. Punto numero 10. Marocco e Mancini non stanno trovando i loro tradizionali colpi, anche un po' sporchi nel senso buono del termine, perché sono due giocatrici molto, molto intelligenti. E oggi, insomma, stasera non sta riuscendo quel loro gioco che veramente mette sempre, sempre, sempre in seria difficoltà le avversarie. Hanno davanti due giocatrici molto tecniche che, insomma, sanno il fatto loro e sanno veramente giocare un gran bel beach volley. Insomma, il momento, la finale è abbastanza indirizzata, ma vediamo se la reazione c'è.
Annibalini, palla morbida, Barboni, palla potente. Insomma, entrambe hanno delle qualità che insomma ci hanno fatto vedere in questo scambio. Punto numero 11, più 5. Mancini prova col bagger, la tiene su Marocco ma non riesce a renderla giocabile. Questo va all'archivio come un ace. Ancora Annibalini, attenzione a questo servizio che scende pericolosamente a foglia morta. Punto numero 7 però, perché out per Marocco e Mancini. Barboni stavolta rinuncia all'attacco potente per cercare un cut shot che non le riesce. Punto numero 8 per quelle che stanno, ma hanno preso il soprannome di dottoresse perché sono entrambe laureate, entrambe insomma hanno un percorso accademico ben definito, oltre alla passione per il beach volley e al gioco di pallavolo che insomma a livello indoor fanno con grande successo durante la stagione regolare. Punto qui di Eleonora Annibalini, ancora con quel nocchino che insomma è difficilissimo da leggere. Più 5, 13 a 8 nel secondo set della finale femminile. Time out. E allora, piccola pausa anche per noi. Mara trova la fettuccia, punto numero 9, si torna in campo con un punto di Mara Mancini. Grande difesa qui Mara Mancini, non riesce a tener vivo questo pallone. Allora 9-15, sono ancora 6 punti di vantaggio di Arianna Barboni e dell'Onora Annibalini, sono tanti adesso. Mancini prova la difesa, Barboni non ci riesce, un gran punto di Mara, punto numero 10. Mara gioca proprio qui a Latina, a pallavolo indoor con la Virtus Latina, quest'anno ha perso la finale playoff contro la pallavolo futura Terracina. Poi l'estate è una bicciarola, come si dice in questi casi, di grande livello. Punto numero 16 per la coppia Annibalini-Barboni, ancora Annibalini a chiudere il punto, giocatrice totale Eleonora, perché non è solo una giocatrice di difesa come dimostra anche l'altezza, ma è una giocatrice che sa veramente variare tanti colpi in attacco, bravissima in ricezione, abilissima al servizio, insomma mette sempre in difficoltà le avversarie. E poi veramente una giocoliera del beach, ancora una volta quel nocchino maledetto o benedetto a seconda delle circostanze, benedetto per lei sicuramente, maledetto per le avversarie,
punto numero 17, più 7 per Eleonora Annibalini e Arianna Barboni. Arianna al servizio in un bolide che tiene Mara Mancini, poi Mara non può attaccare, allora la manda di là in bagger, Annibalini alza per Barboni a tutto braccio, la palla non passa, non passa, si scontra sulla rete, punto numero 11, non mollano Mara Mancini e Alessia Marrocco, sono a 6 lunghezze dalle avversarie, con Alessia al servizio. Eleonora alza in bagger per Arianna, sono le palle che non sbaglia Barboni, quelle in cui può saltare e caricare ad altezze davvero siderali. Punto numero 18, ne mancano 3, ne mancano 3 alla vittoria del set e della partita. Vi ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto in visione solamente ora, che questa è la finale femminile dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022, scusate, devo interrompermi per citare la volpe Eleonora Annibalini, che ha visto un pezzetto di campo scoperto e lì ci ha messo la palla senza pensarci minimamente. Vi dicevo, finale femminile della quarta tappa tra le padrone di casa, perché sono entrambe di Latina, Marrocco e Mancini, ed Eleonora Annibalini con Arianna Barboni. Qui forza un po' il colpo Marrocco, la palla è out, e allora attenzione, perché ci sono 10, e dico 10, 10 match point per Eleonora Annibalini ed Arianna Barboni. 10 sono tantissimi, ragazzi, vediamo che succede. Errore di Alessia Marrocco, e dunque 21-11 e medaglia d'oro per Eleonora Annibalini ed Arianna Barboni, sono loro le vincitrici, le campionesse di Latina della quarta tappa dell'ICS Beach Tour Lazio. Punto veramente non sudato l'ultimo, ma una grande finale. Grande finale vinta da Annibalini e Barboni, 21-11. Noi ci riposiamo per qualche secondo le ugole, come si dice in questi casi, e ci ritroviamo tra pochissimo per la finale maschile. Non perdetela, perché lo show sarà pazzesco. Tailli Cerasoli contro Rossini De Paola, ed è un tutto dire. A tra poco.